Pazzesco, assurdo, con un po' di sapore di Sakurajima, incredibile. Sono passati più o meno 10 minuti dallo scorso episodio e tuttora per me rimane un mistero come fare le armature con questo lingotto di metallo raffinato, ragazzi. Io in questi 10 minuti mi sono un attimo riguardato tutte quante le mie costruzioni, ma non ce n'è neanche una che me le fa costruire questa tipologia di armatura nuova. Guardate, le armature, vedi, mi arrivano fino alle armature fatte con lingotto di metallo, ma non con il lingotto di metallo raffinato. E allora voi giustamente mi direte, vabbè, dovrei costruire qualcosa di nuovo. Ragazzi, io me lo so letto questo, ma non c'è, forse si sblocca dopo il livello 38. Forse serve qualche papiro sus, perché vi faccio vedere. Qui io posso fare le sfere palle, e le vedete. Qui io posso fare le armi, ma non le armature. Quindi per me è assolutamente un mistero. Ho sbloccato questo, che sembra molto figo, lancia meteore, però vabbè. È un mistero sus questa cosa, ragazzi. Forse si sblocca andando avanti, ragazzi. Però è un peccato, perché ho sbloccato il minerale e non ho sbloccato il modo per fare quello. Mi sembra una cosina sus, ragazzi. Magari è veramente qualcosa che non vedo. Ok, ragazzi, io direi che possiamo tornare a fare un po' di esplorazione. Abbiamo sicuramente scoperto l'altra volta il carbone e questo Anubis al 47, che presumo sia fortissimo e rimarrà lì. Perché nelle condizioni in cui siamo, ragazzi, continuo a dire è inutile che catturo pal fortissimi, perché intanto mi li rimetta a un livello basso. Quindi io continuerei l'esplorazione qui e poi andiamo verso nord, ragazzi. Cerchiamo di catturare più pal bassi possibile nella speranza di salire di livello, ragazzi. Quante sfere abbiamo? 69, 56, ci siamo messi abbastanza bene pure a livello di sfere pal. Proseguiamo il nostro viaggio di esplorazione ingradevole. Mi dà veramente fastidio, ragazzi, questa cosa che non riesco a capire come si fanno le armature nuove, perché il colpo di scena del carbone è sus, che l'abbiamo trovato completamente a caso. Però il fatto che non riesco a capire come si fanno le armature di livello nuovo mi fa un po' arrabbiare. Forse devo veramente costruire quella a fare livello 2, ma quello è per le sfere pal, capito? Non è per le armature. Per quello dico è sus, capito? A meno che intende per le armature e le sfere palla, quello lì che ho sbloccato poco fa di livello 2, non lo so. Comunque sto trovando un sacco di uova giganti, eh. Non, insomma, non è male. Tra un po' dovremmo sbloccare anche il livello dopo della statua, per catturare i pal, che non è assolutamente male. Pare che stavo tipo a 22 su 27. Sì, ragazzi, dovrei cominciare a cambiare mount volante, eh. Artiglio, come dire, sta cominciando ad avere un'età. Dove veramente portiamo da una marea di episodi, ragazzi, attivo. Il problema è che io potrei farmi mount volanti. Il problema è che sono tutti pal bassi di livello, capito? Artiglio ce l'ho altino, invece, al 35, capito? L'altra volta abbiamo catturato il draghetto di neve, che tra l'altro non ce l'ho la mount sua. La dovrei costruire, ma ho usato i punti per altre cose che mi sembravano un pochino più intriganti. Questi mospanda non dovrebbero darci fastidio. Ok. Due mospanda innocui. Due sferette, ragazzi, meno male, così portiamo su la torre incredibile. Io mi immagino, se uno vuole completare queste sferette, ragazzi, deve prendere la mappa e guardare ogni centimetro della mappa, ragazzi. Veramente un'esperienza mistica deve essere raccogliere tutte queste sferette in Palward, eh. Perché mi toccherà farlo in futuro, però mamma mia, non ci posso pensare. Che creatura mistica ci sarà qua dentro? Ah, ma non è quello che abbiamo già? Mi sa che è tipo il tizio che abbiamo trovato nell'isoletta sus. Ce l'abbiamo pure in base, tra l'altro, lui, quindi è pure forte, fa un sacco di cose. Non è male. Ho visto un uovo gigante, ragazzi. Lo vado a prendere subito. Ma hanno messo più uova giganti. Ragazzi, in questi ultimi due episodi ho trovato più uova giganti che in tutta la serie, praticamente. Ma guarda che roba questo, ma. Uovo verdeggiante gigante. Forse hanno capito che se uno vuole degli alfa pallo un po' più ignoranti, deve cominciare a farmare le uova giganti. Allora, vediamo un po' questa creatura. Che livello è? 38? Si potrebbe fare livello 38. La mettiamo alla nostra potenza. Va bene, proviamo. Vai. Vai, potenza. Ecco l'attacco di fuoco di potenza incredibile. Mamma mia. Io continuo a dire che Potenza è l'unico che ci potrà salvare, lei e Gelina, eh. Mamma mia il danno. Ok, fa un danno, mamma mia quanto danno fa questa cosa. È fortino, ragazzone, eh. Niente, ragazzi, è uno di quelli proprio che non molla, eh. Di vita, ovviamente, ragazzi, dorata, eh. ...65 di vita, ragazzi, eh. Ok,
Molto bene. Ne ho sprecate 20 dorate per catturare sta affare al 38, eh. Questo qui non era facile. Io non mi aspettavo, ragazzi, sinceramente, dei pal così alti di livello in un'area così vicina alla nostra base, sinceramente. Boh, vabbè, ragazzi, facciamo riprendere un attimo Gelina, che ha uno di vita, praticamente. Una resistenza ai colpi di quell'affare di Gelina che mi ha sorpreso, ragazzi. Potenza con due schiaffi e una morta. Gelina... fortissima. Che poi, tra l'altro, mi sa che non ve l'ho detto, ma un pochino me li ero potenziati, sia Potenza e Gelina, con le animelle dei pal... visto che ce n'avevo tantissime, un pochino li avevo potenziati, ragazzi. Non so se ho fatto una cosa buona, probabilmente ho fatto una gran cavolata, perché sono oggetti rari e voi mi direte, vabbè, ma li dovresti usare sui palseri. Però è anche vero, ragazzi, che nelle condizioni in cui sto io, se non potenzio un minimo i due pal che uso di più, se non potenziavo Gelina, ragazzi, questo qui non lo catturavo neanche sotto tortura. Non so se ci può tornare utile contro la terza torre, perché questo avvelena, potrebbe avere attacchi sus, non lo so, vediamo. Ma io direi di andare al teletrasporto, ci andiamo a potenziare assolutamente la torre, i pal cominciano ad essere veramente forti, e andiamo avanti, ragazzi. Eh sì, è uguale a quello che abbiamo in base, ma versione overpower. Veleno, attenzione, potrebbe essere spicy, eh. È una femminuccia, la possiamo chiamare... la chiamiamo Velena. Qui stanno per scriversi delle uova importanti. Va bene, ragazzi. Allora, facciamoci una dormita. Allora, fammi pensare. Vorrei un attimo finire di esplorare questa zona del deserto, per vedere pure come è fatto questo Anubis, che sembra un personaggio molto sus. Ma fammi capire, quindi le statue che si trovano in giro in Palworld sono dei pal più forti di Palworld? Il senso è questo. Qui c'è una statua di quello che dovrebbe essere Anubis, perché qui c'è Anubis. Deduco sia fortissimo perché ha il 45, ragazzi. Quindi non oso neanche provare a catturarlo, una roba del genere. Però voglio vedere com'è fatto, se è identico alla statua, perché l'altra volta, ragazzi, non l'abbiamo visto, ci siamo passati solo sopra, ma voglio un po' vederlo, fa un po' vedere com'è fatto sto Anubis sus. Qui è proprio la terra del carbone, ragazzi, c'è carbone lì, c'è il carbone lì, cioè solo in questo punto del deserto sus c'è il carbone. Fa molto ridere questa cosa, però ora che lo sappiamo, se c'è bisogno vengo a farmarlo qui in quantità veramente importante. L'unica cosa che continua a darmi fastidio è il fatto delle armature. Ragazzi, ne dovrei catturare ancora un po' di questi Dictose e mettermeli nella base, eh. Secondo me fanno una marea di roba. Eccolo Anubis. Livello 47, ragazzi, un toro veramente. Quanto danno li facciamo in curiosità? Beh, ragazzi, un livello di potenza imbarazzante. Se è Sonic che corre, vabbè, lasciamolo là, va. Volevo solo vedere il danno, così tanto per, però non è possibile. Mi fanno ridere questi Toco Toco così sus, che mi piacerebbe catturarli. Questo è un pal nuovo? Angyu, questo ho mai visto. Ma è fighissimo questo. Primo colpo? Angyu. Ah, una specie di... sus, ok. Vai, proviamo questo qua. Ok, vai. Beh, non male. Qui ci sta una specie di pal stranissimo, ho visto, quindi... vogliamo vedere che diavolo di pal è. Mi sembra una specie di gatto sus. Catturiamo un pescione? Pescione catturato? E quando? Vedi, ragazzi, una specie di gatto stranissimo, che poi magari ce l'ho già, però non mi pare di avercelo. Ok, abbiamo catturato un pesce. Che diavolo è questo? Scusami, questo non l'ho mai visto. È un Mau Shiny, tipo? Mau Christ. Ah no, è proprio la versione di ghiaccio del gatto. Ah, carino. Sembrava uno shiny, dico, ma ho trovato un altro shiny, ma non credo proprio, invece. È la versione proprio di ghiaccio di Mau. Vabbè, ce può fare. Allora, andiamo verso nord. Quindi se andiamo verso la montagna, sicuramente quella montagna di neve lassù sarà la versione del vulcano. Quindi sicuramente lì, meno male che ho la magliettina che ci protegge dal freddo, vero ragazzi? Sì, magliettina fredda e maglietta. Con quelle dovremmo riuscire a sopravvivere alle intemperie glaciali. Carino un chillet qui, ma di solito i chillet non stanno in mezzo alla neve. Sus. Un chillet solitario, ragazzi. Monte dello Spirito Argenteo. Ah sì, vedi, ci sono pal al 38 qui. Ci sono sempre questi edifici sus che devono essere della famosa civiltà antica di Palworld, che ci hanno nominato inizio gioco e poi mai più, quindi... ok, un altro teleport. Lei è dove abbiamo catturato Gelina. Quella dovrebbe essere la zona della seconda torre, se non sbaglio, infatti... noi stiamo andando oltre adesso, quindi proprio in un altro posto. Vediamo un po' che diavolo di posto è questo. Vedete, nasconde dei tesori sus. Un altro uovo gigante, ragazzi. Secondo me ne hanno aggiunti un botto, perché io non mi ricordo di aver mai trovato così tante uova giganti, ragazzi. Dopo un altro uovo, super uovo gelido. Cioè questo proprio mai trovato. Sono contento che hanno capito che se non mettono uova giganti la gente non troverà mai palle interessanti, perché insomma nelle uova si possono trovare dei piccoli tesori.
Allora, a questo punto, perché ci sarebbe anche da esplorare questa zona qui, eh? Non lo so, mo vediamo. Magari quella la esploriamo nel prossimo episodio. Adesso proviamo ad andare un po' più a nord, va? Ah, ecco, un altro dungeon, ragazzi. I dungeon credo sia una delle cose che ho fatto di meno in Palworld, sinceramente. I dungeon, mi avete pure detto che si trova un sacco di oggettini sus. Infatti, quelle famose magliettine che io ho comprato al mercante si potevano trovare randomicamente nei dungeon, ragazzi. Però, quanti ne devo fare per trovare le magliettine? Meno male che le ho trovate. Qui, ragazzi, sono al 39, eh. Squadra per la ricerca genetica esecutori. Mai visti quelli. Sembrano fortissimi. Eh sì, perché io tecnicamente la terza torre io non sono mai riuscito a farla. Non oso pensare come sono le altre due torri. No. Questi ragazzi sono fortissimi. Bisogna scappare. Se mi sparano con le armi al plasma questi. Sì, vabbè, ciao. Ma pure io voglio l'arma al plasma. Non è giusto che questi mi ce l'hanno. Io no, scusami. Spero di poterla sbloccare. Un altro uovo gigante, ragazzi! Mamma mia, bottino di uovo, veramente. Questo che diavolo è? Uovo gelido gigante, ragazzi. La montagna susso la esploriamo la prossima volta, mi sa, eh. Prossimo episodio potremmo fare la montagna e potremmo fare questa parte qui. Che dite? Che c'è pure un altro pazzetto sotto lì che non ho esplorato, eh. Questo, scusami, un altro minerale susso? Cos'è questo? Quarzo puro. Pure questo ho mai visto. Il quarzo servirà per cose ancora più avanzate, mi sa. Quarzo puro. Pesa pure un botto. Vabbè, questo ce lo prendiamo, eh. Tanto abbiamo quasi finito l'episodio, poi ci andiamo a scaricare. Questo mi dà l'idea che serve per fare armi importanti, eh. 40 di quarzo puro. Vabbè, butta via. Allora, direi di completare il giro tornando lì. E la prossima volta, ragazzi, continuiamo la nostra esplorazione, ragazzi. Intanto avete visto che questi episodi mi sto divertendo molto a fare, perché sono molto più chill per me. Perché la terza torre è stato veramente un incubo, ragazzi, non sono neanche riuscito a sconfiggerla, quindi mannaggia due volte. Un altro uovo, ragazzi, questo video lo dovrò chiamare alla scoperta delle uova giganti, una cosa del genere, mai trovate così tante uova tutte insieme, eh? Guarda questo, un uovo gigante azzurro, uovo umido gigante, ragazzi, guarda quante, ragazzi, tipo 6 uova abbiamo trovato. L'unica cosa che mi dispiace, e che però da una parte ha senso, che giustamente quando si schiudono le uova dentro ci trovi i palla a livello 1, quindi anche se sono fortissimi, li devi da portare su. Quello è l'unico peccato, perché più che altro non c'è un modo sus che io almeno ho trovato per farmare un pal da livello 1 a livello 40 in fretta. Cioè, forse fare i boss della torre di nuovo? Dovrei mettermi a farmare Grizzbolt e quell'altra? Non lo so. Oppure mi sa che mi dovrei fare i dungeon e nei dungeon trovo i libretti e con i libretti porto sui palle. Pure quello mi direte che è una cosa sus. Corso verdeggiante. Qui ci sono un po' di avette sus. Ora che sto guardando quella vespa incredibile, ho visto che si può costruire la sua staffa come arma. Non so cosa ci puoi fare con il bastone delle api. Magari tipo aumenti il danno delle api, sarebbe carino. Completiamo sto pezzetto e torniamo alla base. Sto pensando perché questo bug che abbiamo catturato in questo episodio incredibile ha il veleno. Quindi io sto pensando, ma se la tecnica tipo di avvelenare questi pal più forti, almeno ucciderli per avere un po' di esperienza, potrebbe essere una sus idea. Mi piacerebbe testarla. Ragazzi, allora sicuramente likes di questo episodio sono stati i nostri amatissimi uova. Perché guardate quante uova giganti abbiamo trovato. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Mai trovate così tante uova, ragazzi. Adesso concluderemo l'episodio con 2 uova giganti. Incredibili. Troveremo qualcosa di importante? Lo vedremo adesso. Allora, prima, super uovo elettrizzante, ragazzi. Che il godo mi porti fortuna. 3, 2, 1. Non ci troveremo una waifu dentro, purtroppo. Però 3, 2, 1. Dai, incredibile. Un Rayhound. Wow, ragazzi. Proprio il pal che volevo. Tentativo numero 2. Uovo gelido gigante. Incredibile. Pazzesco, scurdo. Ammazza, ragazzi, che sfiga, cazzo. Mamma mia, ragazzi, avranno aumentato le uova giganti, ma la fortuna mia nelle uova rimane uguale, eh. Non si trova niente di interessante, ragazzi. Niente di niente. Va bene. Peccato, ragazzi, speravo in una botta di fortuna in finale, però che dovete fare? Meglio di niente, almeno abbiamo trovato un po' di uova. Prossimo episodio, ragazzi, abbiamo da esplorare la montagna e la parte bassa. Che chissà cosa troveremo, se troveremo qualcosa di soddisfacente, chi lo sa. Almeno in questo episodio non è andata proprio malissimo. Abbiamo trovato qualcosina di interessante. Un pal fortissimo l'abbiamo trovato. Quindi non è andata proprio male. Poteva andare peggio. Qui mi piacerebbe fare il campo di pomodori a questo punto. Se riesco a farlo. Vediamo un po'. Cibo. Campo di bacche. Di grano. Campo di pomodoro. Ci serve la roccia. Gli devo lasciare il passaggio. Quindi attenti, dobbiamo distruggerne uno di bacche. E ci facciamo qui quello di pomodoro. Qui mettiamo a fare un po' di proiettili sus. Che dire, da questo episodio molto chill di Palworld può finire qua. Che grosso con voi. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Palworld. Incredibile, pazzesco, assurdo. Alla prossima. Woo!